edizione di Stadio News Studio Marco Gullà. Nulla di grave per il capitano del Palermo Fabrizio Miccoli, che si è sottoposto ad un esame ecografico presso l'Istituto di Radiologia dell'Università di Palermo. L'indagine strumentale effettuata dal professor Angelo Iovane ha evidenziato una contrattura al muscolo tibiale posteriore destro. Il calciatore ha già iniziato le terapie specifiche. Nel corso della prossima settimana Miccoli si sottoporrà ad ulteriori esami. Miccoli si era fatto male nel primo tempo di Palermo-Siena e aveva abbandonato il terreno di gioco al termine del primo tempo. Pienamente soddisfatto Maurizio Zamparini delle risposte fornite sinora dalla sua squadra. Zamparini infatti dice: dopo tanti anni vedo finalmente in campo il Palermo che sognavo, aggressivo, concentrato, che gioca in maniera collettiva. Tutti si sacrificano, visto Hernandez rincorrere il difensore avversario. Credo che sia più gratificante questo modo di giocare al pallone che stare in mezzo all'area ad attendere l'assist. Insomma, va tutto bene, tanto è vero che mi lamento poco, sono sereno. Il DS del Palermo Scianzoiano parla di questo sorprendente inizio di stagione dei rosanero. Direi che questi risultati sono il frutto del duro lavoro di tutti, ha detto società, staff tecnico e squadra. Vogliamo però mantenere un profilo basso senza esaltarci e continuare a mettere il massimo impegno affinché questo bel momento duri il più a lungo possibile. Mangia, sapevo che Davis ha delle grandi qualità, però devo dire che lui è stato bravissimo a cogliere al volo l'opportunità che gli è stata concessa e che non capita tutti i giorni. Champions? Penso solo al Milan. Vola basso Davis Mangia nonostante il buon momento vissuto sulla panchina del Palermo. Mangia dice: io allenavo la primavera del Varese, ho fatto già un gran salto andando ad allenare la primavera del Palermo. Ho pensato a che scelta ha fatto la società, non l'avrebbe fatta nessuno, mentre il presidente si è preso un gran bel rischio ed ha avuto un coraggio incredibile per fare questa scelta. Posso solo ringraziarlo. Il terzino del Palermo Federico Balzaretti si sottoporrà nei prossimi giorni a Coverciano ad un ciclo di terapie a causa di una lombalgia acuta. L'equipe della nazionale, di comune accordo con lo staff medico rosanero, ha deciso di far restare il giocatore rosa nel ritiro azzurro nel tentativo di recuperarlo in vista dei prossimi incontri della formazione di Prandelli. Per tutte le altre notizie, stadionews.it.